Siamo con Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute. Ben ritrovato intanto. Buongiorno a voi. Sileri, parliamo del Green Pass. Come intende utilizzarlo il governo? Si sta discutendo per esempio sulla possibilità di chiederlo all'entrata delle discoteche. Secondo lei questo è un primo passo per una diffusione sempre più capillare? Diciamo il Green Pass ha già una importante diffusione, voglio dire, l'Europa ne è la dimostrazione. L'entrata in vigore dal 1° di luglio è un passo importante per riprendere la vita, chiaramente attraverso la vaccinazione, attraverso un tampone negativo, l'avvenuta guarigione. È chiaro che in futuro sarà sempre più utilizzato per riappropriarci di quella normalità, perché il Green Pass ti dà ovviamente evidenza di una tua in qualche maniera negatività o lontananza dal virus. Quindi anche per l'entrata nelle discoteche, peraltro io questa cosa l'ho proposta già un bel po' di tempo fa, io credo che così come può avvenire per lo stadio, per tutte le attività dove c'è un rischio di assembramento, è chiaro che il Green Pass ti dà una certa garanzia. Chiaro, non è una garanzia del 100%, perché come ben sapete tu puoi fare il tampone esitare negativo e può essere un falso negativo o magari ti positivizzi dopo, però è un grosso filtro, voglio dire, è un'importante diciamo possibilità che ci consente di tornare alla normalità, ecco. Alternativa al Green Pass è anche la richiesta del tampone molecolare, ma al netto delle persone che il vaccino non lo possono fare, è una sorta di escamotage per chi invece il vaccino non lo vuole fare? Dubito che possa essere, è chiaro che ci sarà qualcuno che ovviamente il vaccino non vuole farlo e quindi farà i tamponi, però lei si immagini se diciamo una persona che non vuole fare il vaccino deve magari fare diverse attività per le quali è richiesto il Green Pass e quindi richiesto il tampone, e magari a queste attività, non so, 2 volte a settimana, 3 volte a settimana deve farsi un tampone, perché quello vale 48 ore. O se decide di farsi un viaggio itinerante per l'Europa, perché dice magari voglio visitare diversi stati, ogni volta che entra in uno stato deve farsi il tampone. Beh, non è più semplice e anche più sicuro farsi un vaccino, anche perché non dimentichiamoci una cosa. È verosimile che a ottobre, ma anche prima secondo me, possa esserci una recrudescenza, no, dei contagi, così come abbiamo osservato lo scorso anno. I paesi nord europei hanno avuto una risalita dei contagi che era fine agosto e poi da noi è arrivata poco più avanti. È vero che quest'anno sarà molto più difficile che questo avvenga perché c'è la vaccinazione, però è pur vero che col cambio di stagione vi sarà una recrudescenza dei contagi. Questi contagi e soprattutto ricoveri ospedalieri e sicuramente la occupazione della terapia intensiva o i decessi avverranno prevalentemente, se non esclusivamente, ma io direi prevalentemente, in coloro che non sono vaccinati. Parliamo della variante Delta che si sta diffondendo sempre di più in Europa, nel mondo, inevitabilmente anche in Italia. Come la si combatte? La variante Delta, innanzitutto più che il combattimento è l'identificazione, cioè si blocca l'avanzamento della variante Delta o si rallenta facendo un adeguato contact tracing, e allo stesso tempo correndo con la vaccinazione e quindi con le prime, ma soprattutto completando le seconde dosi, si protegge la popolazione dalla forma grave della malattia. I numeri della variante Delta aumenteranno, cioè la prevalenza oggi è stimata intorno fino al 25% circa. È verosimile che già nel prossimo check sarà più alta, e progressivamente è verosimile che non solo in Europa, non solo come avviene nel Regno Unito, ma anche in Italia andrà sostituita diciamo la variante inglese, che già di per sé il virus originario, cioè è nella normalità degli eventi. Il fatto che molti italiani non si sono vaccinati e non intendono neppure farlo, faciliterà la diffusione di questa variante, il proliferare di altre in futuro?
Senza dubbio, più persone vengono non vaccinate, maggiore è il rischio che il virus continui a circolare, e più il virus circola, più è possibile che si generino ulteriori varianti. Lei prima lo accennava, la domanda era prevista se dobbiamo temere appunto una nuova ondata in autunno dovuta alla variante Delta o i vaccini e il numero dei vaccinati riusciranno invece a limitare la diffusione. Ne limiteranno sicuramente la diffusione, ma i casi tenderanno a salire, così come sono saliti nel Regno Unito. A quel punto, però, dobbiamo essere confidenti nel fatto che il vaccino funziona con le due dosi e che quindi l'aumento dei casi non determinerà proporzionalmente, così come è avvenuto per la seconda e la terza ondata, un aumento dei ricoveri. Cioè, è verosimile che chi andrà in ospedale sarà prevalentemente colui che, o colei che non si è vaccinato. Una domanda ora sugli europei di calcio. La finale si giocherà a Londra, Wembley, con stadio a capienza totale. Lei dove la farebbe giocare? Con quali condizioni di accesso? Farei giocare a Wembley perché credo che sia giusto così. Chiaramente la variante Delta ha una circolazione sostenuta. Farei giocare con un utilizzo del Green Pass, ad esempio, cioè si entra allo stadio con tampone negativo, con ovviamente vaccinazione fatta o se sei guarito. Cioè, si deve mirare a ridurre le chance che qualcuno ovviamente possa prendere la variante Delta e poi magari riportarla nella sua sede d'origine. Questo anche per il futuro, per la ripresa del futuro campionato di Serie A. Abbiamo un'arma eccezionale che è il Green Pass, usiamola. Ultima domanda, parliamo di scuola. Saremo pronti a settembre per riprenderla in presenza o sentiremo ancora parlare di DAD? Io credo che la scuola debba partire in presenza, serve però innanzitutto che i docenti, diciamo, si vaccinino fondamentalmente, che vi sia un'adesione alla vaccinazione più sostenuta. Chiaramente è importante che anche gli studenti lo siano, ora gli studenti di tutte le età vaccinati, attenzione, sotto i 12 anni questo ancora non è possibile. E soprattutto serve un piano di monitoraggio molto più forte rispetto allo scorso anno con tamponi, test rapidi, altro per garantire la sicurezza e quindi garantire una riapertura della scuola in maniera completa. Cioè si deve solo guardare avanti e ripeto, riprenderci la normalità in sicurezza. Ultima domanda davvero, gli studenti minorenni, molti genitori dicono ma non è necessario che si vaccinino, noi siamo vaccinati, non c'è più pericolo, non li facciamo vaccinare. Il punto è che è vero che se a caso sono tutti vaccinati il rischio non c'è, però è pur vero che sono cresciuti, soprattutto negli ultimi mesi, quando abbiamo vissuto la terza ondata, anche il numero dei piccoli pazienti, quindi della popolazione pediatrica che si è aumentata e che ha necessitato dell'ospedale. È vero che è estremamente più raro rispetto all'adulto. Però ecco, io faccio il mio di esempio: se mio figlio avesse 12 anni e quindi l'età giusta per potersi vaccinare, io non avrei dubbi nel proteggerlo con la vaccinazione. La ringrazio.